Arriva San Patrizio e tutto il mondo si colora di verde, con il Global Greening, l'iniziativa culturale che ha preso il via 11 anni fa in Australia con l'illuminazione di verde dell'iconico Sydney Opera House e che in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo ha raccolto come mai prima un'adesione record con oltre 630 monumenti in tutto il mondo coinvolti, 43 dei quali in Italia. Simbolicamente una connessione con la propria casa d'origine, in attesa che si possa ricominciare a viaggiare e quindi riabbracciare i propri cari. Ornella Gamacchio, direttore Italia Turismo Irlandese. Il Global Greening nasce in Australia 12 anni fa per festeggiare, per celebrare l'Irlanda ai tantissimi irlandesi, alla comunità irlandese che si trova lì e per farli sentire vicini al proprio paese. Ci sono più di 70 milioni di irlandesi in tutto il mondo. E man mano con gli anni si è espansa questa iniziativa che ha creato Turismo Irlandese. Quest'anno più che mai rappresenta anche un momento di il verde come segno di amicizia e come segno di speranza verso il futuro. Grande accoglienza ed attesa anche in Italia, dove per festeggiare San Patrizio, che cade il 17 marzo, si accenderanno di verde tantissimi siti e monumenti, da nord a sud. Abbiamo storicamente la Torre di Pisa che si illumina tutti gli anni. In passato abbiamo avuto anche il Colosseo, ma quest'anno sono veramente moltissimi e in tutte le regioni. Cioè da Milano abbiamo la UniCredit Tower, abbiamo la Torre del Bramante a Vigevano, nel Trentino Alto Adige il Castello di Thun, nella Val di Non, a Bologna il Palazzo del Podestà, abbiamo Massa con la Piazza Mercurio, Roma ne abbiamo diversi, abbiamo Villa Spada che è la sede dell'ambasciata irlandese in Italia, Colonna Traiana, la Fontana del Gianicolo, a Napoli il Castelnuovo e ben 13 siti in Puglia. Gentilmente con la collaborazione che abbiamo fatto con la collaborazione di Associazione dei Borghi più belli d'Italia nella sezione Puglia e poi Procida, che il prossimo anno sarà capitale italiana della cultura, ha aderito. Per realizzare questa grandissima iniziativa abbiamo avuto bisogno della collaborazione sia dell'ambasciata irlandese in Italia che desidero ringraziare e ringraziare anche tutte le autorità locali che si sono messe a disposizione. Il Global Greening 2021 presenta una serie di novità, tra cui la più curiosa è la partecipazione del sito più a nord del mondo, una cassetta delle lettere in cima alla Ørtoppen Mountain in Norvegia, 350 km sopra il circolo polare artico. Ma il giorno di San Patrizio si potrà festeggiare in tutto il mondo anche con una inedita versione digitale. Ancora Ornella Gamacchio. Quest'anno purtroppo non sarà possibile festeggiare attraverso i numerosissimi festival che di solito hanno luogo in Italia e in tutto il mondo dedicati a San Patrizio e quindi abbiamo organizzato un evento che sarà live il 17 di marzo alle ore 20, durerà 90 minuti sulla pagina Facebook di Turismo Irlandese. E sarà pure intrattenimento, ci saranno collegamenti dai tre pub simbolo, il Duke of York di Belfast, il Dick Mark di Dingle e il Johnny Fox Pub di Dublino, oltre a numerosi partner come la Guinness Storehouse che insegnerà come versare una perfetta pinta da una lattina, una pinta di Guinness, lezioni come suonare con i cucchiai, ci sarà uno spettacolo del famosissimo gruppo di ballo Riverdance, tantissime cose. Questo è quello che noi consigliamo per partecipare, al Festival di San Patrizio pur rimanendo a casa.